Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno. Va bene, ci vuole anche questo, fa parte anche questo. La cultura è anche questo. Non è, abbiamo visto, cultura alta, cultura bassa, no? E gli antropologi non fanno da loro la distinzione, la riconoscono, vedono che c'è qualcuno che considera apprezzabile certe forme di cultura che altri considerano particolarmente spregevole. Io mi chiamo fuori perché questo non lo conoscevo, mi è stato suggerito in chat, tanto la leggerete poi la chat, quindi scoprirete chi è la colpevole. Sì, esatto, possiamo iniziare con il test, ragazzi, perché abbiamo tantissime cose da fare e volevo approfittarne che stamattina ho fatto Global Governance, il test usando ClassMarker, che sarà proprio la piattaforma con cui faremo, diciamo, l'esonero ufficiale, diciamo, no? Questa è una specie di prova generale, se volete. Sono quattro domande, 5 minuti di tempo. Quindi non abbiamo tempo da perdere, insomma, no? Quattro domande, vi do un link, adesso lo scrivo sulla chat. Linkate, dovrete mettere i vostri dati e avete 5 minuti di tempo per completare e quando avete finito uscite. Io lo vedo direttamente dalla mia pagina di ClassMarker. Sono tutte domande su Giez, ok? Sulle ultime cose che abbiamo fatto. Voglio capite anche che tipo di domanda faccio. Alcune cose sono cose che ho spiegato, rispiegato, alcune cose non ve ne ho mai parlato e stanno invece nei testi. Ok? In modo perché, come ho detto, insomma, il mio corso è montato, diciamo, per cui c'è una combinazione costante di scrittura, di ascolto, diciamo, di elaborazione dell'oralità e invece di studio. Okay. Voi dovete costruirvi un quadro completo tenendo sempre assieme queste due dimensioni. Quindi non, no, ovviamente non ha nessun valore, insomma, come, non è una valutazione, è un allenamento, lo prendiamo in quanto tale, va bene? Allora adesso comunico subito il link, eccolo qua. L'ho copiato e lo sto postando nella chat. Se voi cliccate sopra, è un link aperto, quindi chiunque vi può partecipare. Vi si dovrebbe aprire la pagina, sono il 5, sì, quindi ho aperto la sessione. Avete le istruzioni all'inizio, credo, sono quattro domande, 5, una addirittura vero o falso. No, non lo valuto il quiz, state rilassatevi, il quiz non lo valuto, però facciamo una prova per vedere se funziona. Poi ci troveremo con 300 persone che lo faranno il test. Vi do anche bisogno di verificare che non ci siano casini, problemi. Fatemi la cortesia, è un allenamento. Cioè, noi siamo una squadra, ci stiamo allenando in questo momento. E come in tutti gli allenamenti, capita pure il momento in cui l'allenatore prende il microfono in mano, il cronometro in mano. Non è una roba così drammatica, ok? È un test tra di noi. Vediamo come sta andando. Intanto mi pinno qua la pagina mia, Spotlight Video, così vedete più me che il resto. Vediamo un attimo se trovo ClassMarker. Cosa mi dice ClassMarker? Test. Attualizzare. Test di prova. Results. Ecco. Io mi trovo con qualcosa del genere. Ecco, vedo, adesso vi condivido rapidissimamente, velocissimamente, tutte quelle robe della privacy, là. Questo, ecco, io mi trovo con una cosa, del genere. Io vedo questo, diciamo, no? Vedo che c'è con tutte le persone, i nomi, che c'è un'altra pagina, tutte le persone che lo stanno facendo questo test, ok? E poi alla fine vedo anche i risultati. Magari ci perdiamo 5 minuti, non oggi, ma la prossima volta o nel seminario infrasettimanale che sto cercando di combinare. Sì, si può iniziare, certo. Non c'è nessun via, ognuno di voi lo fa separatamente, ognuno di voi ha 5 minuti nel momento in cui inizia a fare il test, ok? Ho aperto la finestra ecco, perfetto, qualcuno l'ha già fatto. Ho aperto, diciamo, questo link per un paio d'ore, diciamo, tra le 5 e le 6, forse un'ora. Dentro quell'ora chi vuole, chi ha il link, si può collegare, mettere i suoi dati e ovviamente potete anche mettere Pinco Pallo, non mi interessa in questo caso. Spero che abbiate messo il vostro nome e cognome, però ovviamente poi nel test, quello ufficiale, dovrete mettere veramente il vostro nome e cognome e l'email, diciamo, per essere rintracciabili, se no come faccio a valutarvi? Ok, perfetto. E allora, Sole 80 che è entrata adesso, vada su sulla chat, ho
Oppure vediamo, vi ricopio il link per chi è entrato adesso. Penso che questo sia, ecco, questo qua è il link. Clicchi lì e faccia il test, ok? Lo teniamo aperto ancora 2-3 minuti, perché proprio non abbiamo tempo purtroppo da dedicarci. Vedi, io vi dico un attimo a che punto stiamo. Non vedo persone che l'hanno ancora di... Vediamo adesso se qualcuno l'ha fatto. Sì, ci sono già 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Molto bene, vedete. Già una trentina di persone che l'hanno finito, alcuni molto bene, e diciamo, la media mi sembra, adesso vi dico quanto, la media per ora è la media di risposte. Ancora non me la dice ancora. Però insomma vedo che insomma alcuni 5 su 5, alcuni 4, molti 3 e mezzo, 3 punti e mezzo, 2 e mezzo, 3 e mezzo. Non, ok, tanto lo vedete da soli il risultato finale, insomma. Poi io, una cosa che faccio sempre in questi casi, che vale la pena, è verificare, beh, diciamo, se ci sono stati, diciamo, degli errori sistematici, no? Se c'è una risposta, mi guardo le statistiche delle risposte e se vedo che c'è una domanda magari che sistematicamente ha un punteggio molto basso, vuol dire che o è formulata male la domanda o peggio, ho spiegato male quella cosa. Okay, quindi per me diventa fondamentale per poterci ragionare e tornare sopra. Insomma, quello vi ho fatto anche le domande su alcuni quiz la volta scorsa. Ok? Va bene, dai, direi che possiamo fermarci qua. Faccio presente che l'ultima lezione sono mancato. Va bene, ma non mi dovete giustificare. Cioè, non siete obbligati a farlo. Se uno non se la sente, non lo fa, non fa niente, non è un test, non me ne frega niente. State rilassati. Per vedere come funziona il meccanismo, la macchina. Ok, l'ultima domanda è per introdurre la lezione di oggi. No, perché non parliamo di quel saggio. L'ultima domanda è a Carogna, che parla del saggio di cui non ho minimamente parlato. Ho tante di quelle domande in testa, tra il test che ho fatto stamattina in inglese, non me le ricordo manco più. L'ultima domanda era quella sull'illuminismo, no? Credo, anche io sono mancato, l'ho aperto solo per... Vabbè, sulla natura umana, esatto, sì, esatto. Quello sì, è perché è una cosa importante, è un concetto importante che non ho avuto modo di toccare, ma che invece voglio essere sicuro che vi sia arrivato, ok? Così anche vi ho messo la pulce nell'orecchio, che vi posso chiedere anche cose di cui non vi ho parlato, non ce la faccio a parlarvi di tutto. Però vi farò domande su tutto, quello sì ci tengo in modo particolare. Il test sarà bello, bello ampio, essendo tutte risposte multipla, devo andare molto anche nel dettaglio per vedere appunto se avete ragionato, se avete collegato. Per me era la prima domanda. Sì, anche sì, ovviamente le domande, certo, le domande poi con questo tipo di test escono casualmente, in una sequenza casuale, in modo, e anche le risposte sono riorganizzate casualmente, quindi non potete chiedere al vostro amico al telefono, scusa, ma la domanda 4, la risposta qual è? La risposta giusta è la seconda, perché non avete la stessa domanda 4, molto probabilmente. Sì, è vero, io l'avevo. E anche l'ordine delle possibili risposte è messo casualmente, io non lo so, lo fa il sistema direttamente. Comunque il sistema è in grado di recuperare tutto. E vi assicuro che stamattina un centinaio di ragazzi di Global Governance hanno fatto un test con 28 domande, 37 minuti di tempo per farlo, e è andato molto bene. Non ci sono stati intoppi, ecco, di ordine burocratico. Ecco, appunto, va bene. Allora, non abbiamo tempo di aprire la questione, perché sennò veramente non ce la faccio. Devo fare una lezione quasi doppia oggi, credo, insomma, perché siamo indietro con il programma. E vi voglio dire i punti essenziali diciamo, del saggio sul nazionalismo, in modo che sappiate come studiarlo.
E anche devo almeno iniziare a impostare il saggio di Francesco Remotti sull'antropopoiesi. Ma lei considera passato l'esonero in base a quante domande giuste? No, c'è un punteggio. Naturalmente l'esonero attribuirò un sistema di punti, di punteggio, quindi se più sopra 18 è superato, perché c'è, ogni domanda vale un tot, alcune un punto, alcune mezzo punto, alcune un punto e mezzo. Mi organizzo le domande in modo tale che la somma finale sia poco sopra il 30, per considerare anche, diciamo, la lote, diciamo 30, 31, 32 di solito faccio quando facevo i test, diciamo, in aula normale, no? La correzione la farà il sistema in automatico, esattamente come avete visto oggi. Avete immediatamente il vostro voto. Non c'è niente da aspettare. Quella è la cosa, il vantaggio, perché il test, capito, con 300-400 persone che facevano il test, io passavo le settimane. Una volta quando facevo i test addirittura a risposta aperta, cioè quindi venivano fuori due fogli di protocollo a testa, erano massacro di settimane, no? Ok, e a me ne ha fatte fare due e mi dice problemi di connessione, nonostante non mi sembra di avere problemi di connessione. E se qualcuno ha problemi, ha avuto. Ecco, c'è una persona, uno studente che dice di aver avuto, gli ha fatto soltanto due. Non riesco a leggere mai a leggere il nome, perché dovrei cliccarci sopra. Vediamo se allargando la finestra. Sì, Giorgia Moretti, ecco, dice di aver avuto problemi. Ecco, non commentate se non vi è capitato. Qualcun altro, facciamo così. Qualcun altro, ecco, Donatella anche. Ho ricaricato, ecco appunto, non potete ricaricare ha ricaricato la pagina, beh, sorry, perché di solito non dovrebbe, ecco, forse ricaricando la pagina funziona, ma non uscite e rientrate perché non ve lo fa fare. Non potete uscire, oddio, nel caso in cui non si dovesse passare l'esame, si fa l'esame la volta dopo, cioè che invece di farlo a novembre lo farete a gennaio. Diciamo, l'esonero è per non aspettare fino a gennaio per fare l'esame, perché il corso lo finiamo il 6 novembre. Assurdo aspettare il 10 gennaio, no? Cioè 2 mesi così grattandosi la panza. L'idea mia è studiate e lo passate, fine. E poi a gennaio venite, non fate niente, vi iscrivete al primo appello utile e se avete 6 CFU, dopo che mi avete mandato la tesina, dovete semplicemente vedere la registrazione del vostro voto. Oddio, no, non rispondo a queste cavolate di domande. Allora. Né se sa lavorare perché è già scritto tutto sul programma e non neanche rispondo, e le domande non lo so quante ne avrete, almeno 50, probabilmente di più. Cercherò di farne più possibile, il più possibile, ovviamente, perché più aumento le domande e più cala, diciamo, sia la possibilità di scopiazzare e anche la possibilità statisticamente di azzeccare casualmente, diciamo, no? Quindi. L'italiano, le domande le faccio, no, non le faccio né in italiano né in greco, le faccio in dialetto veneziano direttamente, perché come sapete il veneziano è un'antica lingua, è stata una lingua di uno stato molto potente, quindi ho deciso di imporre questa usanza soltanto in veneziano stretto. La data del secondo esonero no, perché non so se ci sarà un secondo esonero, nel senso che l'esonero è il 9 novembre. A dicembre ci sarà l'esonero del modulo B. Quindi non va aspettato un secondo esonero, perché purtroppo il primo anno che ho cominciato a fare questa cavolata non veniva nessuno al primo, è come il discorso degli appelli. Meno appelli avete e più esami fate velocemente. Avendo appelli ogni mese, finite che non li fate mai gli esami. Ve lo dico da vecchio fuoricorso, lo so. Se invece aveste un appello all'anno, fareste tutti gli esami quei giorni là. Tutti, li fareste tutti. Quindi non ci sarà un esonero il 9 novembre. Chi non può, non vuole, non passa, non c'è voglia, avrà gli esami ufficiali, che sono purtroppo tre appelli. Uno lo faccio al primo giorno utile, il 7 gennaio, tanto non viene nessuno comunque. Uno lo faccio a metà e uno lo faccio l'ultimo giorno dell'appello. L'ultimo giorno della finestra, diciamo, dell'appello invernale. E vengono tutti là di solito. Per me va benissimo, capito? Non c'è problema. È che la rottura di scatole, montare 3 volte 3 test diversi, capito? Per nulla, perché l'85% degli studenti fa gli esami all'ultima data dell'appello, quale che sia l'appello. Quindi è semplicemente una perdita di tempo per tutti, soprattutto per voi. Va bene, fine della polemica per quelli che richiedono gli appelli straordinari.
La tesina non c'entra niente con la monografia. Questa ve la vedete voi, non voglio. Chiudo un occhio su questa chat che sta diventando occasione di nervosismo. E veniamo al tema della lezione di oggi. Il tema della lezione di oggi è la seconda ragione per cui c'è questo pregiudizio di omogeneità interna rispetto alla compattezza della cultura, cioè questo pregiudizio. Siamo convinti, l'abbiamo visto, no? Che si tende a sopravvalutare l'unità interna e la differenza tra la distinzione, la nettezza della distinzione tra le culture. Perché è così? Perché per due motivi. Uno è un bias, un pregiudizio, dico bias, scusate, ma potrei dire tranquillamente pregiudizio, un pregiudizio di ordine cognitivo. No? Abbiamo visto che abbiamo bisogno di types, di categorie, di etichette, perché non riusciamo a vivere come Funes, no, l'uomo che si ricordava tutto, è una vita impossibile. E abbiamo visto con l'esempio del bambino che non sono categorie tanto spontaneamente raggiunte, ci vuole un percorso o di maturazione cognitiva in parte, ma soprattutto di apprendimento. Quindi queste categorie ci sono necessarie e tendiamo a semplificare. Diciamo che nel momento in cui queste categorie vanno ad occupare non il mondo del reale, se quella cosa sia un gioco o sia invece una cosa commestibile, come succedeva al bambino. L'etichetta è si può mangiare, l'altra etichetta è ci si può giocare. E il bambino non riusciva a collocare, no? Il gelato da una parte e l'aquilone dall'altra, perché gli aveva chiesto, la psicologa o la persona con cui interagiva, gli aveva chiesto di trovare quelli che erano simili e lui giustamente, lavorando a livello di token, continuava a dire che erano tutti diversi, vi ricordate? Ecco, quindi se vivessimo così, senza categorie, è tutto diverso. Tutto è diverso. Una foglia è diversa da un'altra foglia, nello stesso albero. Per poter dire che due foglie sono due foglie, dobbiamo avere la categoria foglia. Ok? E qui c'è questo pezzetto Trattato di semiotica generale di Umberto Eco che vi può guidare con quella piccola. Oddio. Come va la connessione? Dio mio, no, non mi dire perché stamattina ho avuto a un certo punto un problema, però mi sembrava buona oggi. Qui, ok, vabbè, forse dipende più da voi che da me, diciamo, perché se c'è qualcuno che mi sente bene, qualcuno che mi sente male, io mi un pochino mi. Dunque, la registrazione. Ah, porco Giuda, non sto. Grazie, grazie, porco Giuda, non sto registrando, bravi. Vabbè, allora, registrazione su Zoom, bravi. Ecco, grazie mille. Allora, la registrazione su Zoom inizia adesso, ma tanto, ecco, non l'ho fatto, quindi non abbiamo potuto vedere la registrazione del pezzettino iniziale della chat, insomma, si può dire, di Class Marker. Va bene? Bloccato? No, dai. Come va? Ci siamo? Dai, va bene, ok. Dio, che ansia sta roba, Madonna, da questo punto di vista veramente è drammatico. Sì, è vero, mi devo ricordare sempre di accendere il registratore audio digitale per gli MP3, per gli anziani come me che preferiscono ascoltarsi la lezione con le cuffiette. Il registratore per la qualità, insomma, buona della ripresa, della mia ripresa, e poi appunto il registratore Zoom che serve per far vedere, ma anche se in realtà forse di Zoom oggi useremo poco perché forse qualche parte dei testi, ma non ho molte cose da farvi vedere perché ve ne ho troppe da dire. Allora, dicevamo, c'è questo pregiudizio cognitivo, abbiamo bisogno di scatole, e poi abbiamo detto c'è un pregiudizio politico. Il pregiudizio politico dipende dal fatto che da 200 anni, non di più, da 200 anni, non di più, pensiamo che gli esseri umani siano divisi per una sorta di ordine naturale in pacchetti chiusi e compatti di identità di grandi dimensioni che chiamiamo nazioni. E pensiamo che sia
inevitabile che queste entità naturali, le nazioni, mirino all'autogoverno e che il mondo sia suddiviso secondo entità politiche, che chiamiamo stati, abitati in prevalenza da una singola nazione o comunque da un numero, tra virgolette, riconoscibile e gestibile di nazioni che danno vita quindi a un sistema internazionale di stati-nazione. E crediamo che tutto il pianeta sia suddiviso in questo modo o comunque dovrebbe essere suddiviso in questo modo. Quando non lo è, pensiamo che ci sia un problema. L'ideale, quindi, ci siamo abituati a pensare, la maggior parte, insomma, ormai delle persone che vive su questo pianeta è stata, diciamo, educata a pensarsi come appartenente a una nazione all'interno di un'istituzione di ordine politico, Stato, che la contiene come nazione e che è completamente separato spazialmente in quanto Stato da altri stati. E quindi il contenuto, le nazioni, è parimenti perfettamente separato e riconoscibile. Se ho il passaporto X, non ho il passaporto Y. Certo, ci sono i casi di doppia cittadinanza, ma appunto confermano la regola. La regola di fondo è che sia una cittadinanza o comunque un sistema di cittadinanze riconoscibile e circoscritta. Poi ci sono gli apolidi, va bene, le persone come, che ne so, venute dall'ex Jugoslavia in Italia negli anni 90, erano ancora cittadini jugoslavi o montenegrini con la cittadinanza montenegrina, lo Stato che li conteneva è sparito, non esiste più, loro non hanno avuto modo di iscriversi a un'altra entità politica successiva, appunto come il Montenegro, come Stato indipendente, quindi risultano ancora cittadini jugoslavi, stanno qui in Italia da 30 anni e di fatto sono senza cittadinanza, quindi hanno un problema enorme, ci sono anche questi. Ma diciamo, di nuovo, li consideriamo eccezioni, ci siamo educati, siamo stati formati a pensare che l'ordine ordinario, l'ordine del mondo, sia costituito da queste entità stato-nazionali. Quindi lo Stato-nazione è un'entità politica perfettamente separata da quella di altri stati come entità politica. Quindi si sa esattamente dove inizia uno Stato e dove inizia un altro, dove finisce uno Stato e dove inizia un altro, attraverso quelle linee geometriche perfettamente scandite che sono i confini politici moderni. Magari a questo punto mi farà comodo disegnare qualche cosa sulla lavagna, ecco, per questo potrebbe essere utile. E quindi vedremo in un'altra lezione, quando parleremo di globalizzazione, alcune conseguenze di ordine culturale sullo Stato. Ma per ora, scusate che devo accendere la... Sì, per ora, eccolo qua, possiamo dire che questi stati, nazionali hanno una conformazione politico-geografica particolarmente innovativa rispetto a come era gestita la politica prima dell'invenzione dello Stato nazionale moderno. Oddio, non trovo. Ah, eccolo qua, l'ho trovato. Scusate, anche questo, pessima organizzazione oggi, però mi perdonerete perché le cose da fare sono veramente tante in questo periodo. Allora. Gli stati nazionali, quindi, nascono nel momento in cui
Diciamo, ci sono varie date di partenza. Una è la pace di Vestfalia a metà 600 e l'altra è la rivoluzione francese 1789, diciamo, a fine 700, ma non si può andare tanto prima. La pace di Vestfalia stabilisce che l'ordine da costituire sarà quello degli stati nazionali. In un certo senso si supera l'idea di una entità politica superordinata dell'impero. E si accetta il fatto che anche formalmente dei pezzi di terra del pianeta, in modo particolare in Europa, siano destinati ad autogovernarsi sulla base della costituzione di quella nazione gestita da un potere che fa parte di quella nazione. Mentre, diciamo, prima era normale, no? Pensare a forme politiche. L'Italia era famosa per questo, no? L'Italia era famosa perché potevano girare modi di dire, quello che c'era nel regno delle due Sicilie, no? Francia o Spagna, purché se magna. Cioè, che mi importa chi è che governa, quale sia il sovrano che mi comanda. Quello che è fondamentale è che io abbia i miei bisogni soddisfatti. Nel sistema delle nazioni moderne, invece, non funziona più così e si sente il bisogno di collegare il potere con la nazione. Questo dipende da un mutamento radicale. Esatto, pace. Sì. Grazie, sì, esatto. E rivoluzione francese, sì, da un mutamento radicale nella concezione del potere. Vediamo se posso, diciamo, grafizzare un poco questa cosa, almeno in parte. Sì. Poi non voglio che vengano fuori tutte le vostre faccine, mi dispiace che poi risultate. Così dovrei esserci soltanto io, credo, insomma, no? Vedete anche altre faccine? Speriamo che. Ok. Allora, vi dicevo che c'è stato un mutamento. Mutamento nella concezione del potere. Con l'avanzare di quella che sintetizziamo come modernità, che capite, è un parolone. Io non abbiamo mai parlato di questa cosa. Le prime pagine della dispensa però accennano un pochino, le prime pagine degli appunti iniziali accennano un pochino a come nasce l'antropologia come una riflessione su quel che rimane fuori dal discorso della modernità. No, con le grandi scoperte geografiche, con la rivoluzione scientifica del pensiero, quindi con la crisi dell'antropocentrismo, diciamo, tolemaico e la sostituzione di una concezione completamente diversa del mondo e della sua organizzazione e del ruolo dell'uomo nel mondo, c'è un ribaltamento totale di un sacco di valori, di pratiche, no? Una serie concomitante e la chiamiamo, cioè, con un'etichetta modernità. Uno dei grandi passaggi nella modernità è questo, il concetto di potere. Il potere era considerato, e lo vedremo nella lezione dedicata esplicitamente al potere, era considerato una promanazione diretta del sovrannaturale. C'era il famoso detto, no? Adeo rex, a rege lex, da Dio proviene l'autorità, da quell'autorità proviene l'ordine, la norma, la regola. Vedete? C'era proprio una convinzione che il fondamento della vita associata, questo è l'ex non vuol dire semplicemente l'ordinamento giuridico, vuol dire anche la politica nel senso letterale, cioè la vita in società, è la societas.
è la forma aggregata degli uomini. La concezione dominante per tutto il Medioevo, diciamo, è che l'ordine dipenda da un potere che a sua volta dipende da una autorità, diciamo, sovrannaturale. C'è un fondamento, se volete, religioso, adesso lo vedremo meglio, ma non è questo il punto che ci interessa in questo caso. C'è un fondamento metaumano, ecco, diciamolo così, no? Sovraumano del potere. E quindi il rex è una specie di vicario, di delegato di questo ente sovrannaturale. Nessun uomo in quanto tale è legittimato a dare un comando a un altro uomo. Ci sono lingue in cui questo non si può semplicemente fare. L'imperativo si può usare soltanto con i bambini o con le persone, diciamo, che non sono considerate, diciamo, pari. Oppure molto spesso l'imperativo si usa con dato dagli uomini maschi alle donne, appunto. Ma molto spesso in molte culture non si può, tra due pari, tra due uomini adulti, non ci si può dare degli ordini. Bisogna fare tutto un giro di parole. Ma non è che t'andrebbe, ma potremmo, con tutte quelle cose che sapete benissimo, quelle che noi viviamo, ma ipocritamente, insomma, nei rapporti soprattutto affettivi o domestici, ma non è che potremmo andare a buttare l'immondizia, vuol dire alza il culo e va a buttare l'immondizia, però si dice in una maniera così, in maniera, diciamo, gentile, no? A rege lex, dall'autorità proviene l'ordine, sì. Sì, dall'autorità proviene l'ordine. Ok? Lo sto dicendo che, attenti bene, non è la mia concezione del potere. Vi sto dicendo qual era il clima entro cui si costituisce una nuova concezione del potere che spiazza completamente questo modello. Perché lo spiazza? Perché se ad Eurex, una volta che si è creata questa nozione di un gruppo di persone, no? Che sono, chiamiamoli reges, ma potremmo chiamarli nobili, no? Nobili, la classe superiore, qualcuno, no? Che ha qualche diritto per poter esercitare il potere su questa base. Allora, come funziona? Una volta che la società è vissuta in questo modo, è molto facile che il potere si organizzi attorno a centri e che si eserciti nello spazio a partire da un irraggiamento del singolo re. Quindi qui, non so, se questa è Londra, qui c'è il re o la regina, e questo è il potere inglese. Se questa è Mosca, qui c'è il potere russo. Se questa è Venezia, qui c'è il potere veneziano, e così via. Ovviamente, se questa è, che ne so, Parigi, questo è il potere, diciamo, francese. Come vedete, non ci sono dei confini tra le entità politiche, c'è semplicemente una sorgente del potere che si esercita fin dove può. Ovviamente, l'effetto è quello del sasso tirato nello stagno, vedete? O come impareremo, come un effetto dei sistemi galattici, si dice nel linguaggio dell'antropologia politica. Cioè, si costituiscono come delle galassie in cui il potere è più dipendente dal centro quanto più vi è vicino. O se volete, l'influenza di ogni singolo centro si propaga fin dove può, diminuendo di intensità. Il cerchio è sempre più largo, si è buttato un sasso nello stagno abbastanza fortemente, ma gli ultimi cerchi di espansione sono anche i più flebili, quelli, e soprattutto rischiano di entrare in sovrapposizione con un altro centro che magari è emerso. E soprattutto i sistemi sono galattici perché quello che era una periferia, un punto quindi assorbito perifericamente da questa, in questo sistema galattico, può nel corso del tempo assurgere a centro autonomo e lanciare lui la sua onda di influenza. Questa era la politica
internazionale in quel periodo. Non so che mi sia spostato questo. Vediamo se riesco a spostarlo, non ci riesco più. Eccolo qua, va bene. Ecco, questo è il sistema Adeo Rex Arege Lex. Ci sono quindi dei centri che sono di fatto carismatici, potremmo dire con un termine weberiano, no? Cioè acquisiscono la loro autorità non dal consenso, ma da una sorta di forza sovrannaturale di cui sono incarnati e che devono costantemente dimostrare. Questa è questa concezione del potere che ha preso diverse forme, ma che abbiamo teso nell'Occidente a costringere, a diminuire, a reprimere in funzione di un altro tipo di potere. Come funziona questo potere? Qual è la grande trasformazione che avviene, diciamo, dal 600, dalla rivoluzione inglese, ecco, in cui questo comincia a manifestarsi, dalla rivoluzione inglese in avanti, qual è il mutamento radicale del potere, il potere al popolo? Grazie. Marta la carta ha vinto un morbidissimo orsacchiotto, perché era proprio esattamente quello che va. Il potere è al popolo. Quindi, tant'è vero che si parla di che cosa? Di popolo come? Ditemelo, popolo? Diana, ma lei si commuove o è invidiosa? Popolo sovrano. Popolo sovrano. Popolo sovrano. Eccolo qua. E qui comincia il casino. Qui comincia il casino. Perché, capite, se ha un re sovrano, mi posso muovere secondo questa logica. Ma se ho un popolo sovrano, qual è il mio popolo? Il problema, esatto, l'idea di democrazia implica un problema enorme. Lo vedete qual è il problema enorme della democrazia? Vediamo chi si sbilancia. Delimitare lo spazio fisico. Beh, Diana, questo è un altro orsetto, esatto, il confinamento. Delimitare, appunto, le galassie non funzionano più. Non chiunque può avere. Il problema grosso è che se c'è un popolo, io devo dire qual è il mio popolo. Devo dire chi è dentro e chi è fuori dal popolo. Perché chi è fuori non può esercitare il potere come sovrano sul mio territorio. È un conto che il re sta lì, prendo la Bastiglia, decapito Luigi XVI, faccio la rivolta di Oliver Cromwell, faccio la presa del potere. È facile in un sistema galattico, perché il potere è fisicamente contenuto in uno spazio. Ma in un sistema democratico, o che pretende che la sovranità sia esercitata in qualche modo, molto spesso poco chiaramente, dal popolo, è un casino capire come fare a gestirlo questo potere, dove si collochi il potere. Allora, la cosa più semplice che si è fatta è stata quella di... Io vorrei un'altra penna, qua mi ha fatto un casino qua. Non capisco perché non riesco a spostare tutte le altre penne belle che c'avevo. Va bene. Quello che bisogna fare a questo punto è delimitare lo spazio. E lo chiamo Francia. Delimitare lo spazio. E lo chiamo Italia. E così via. Allora posso cominciare a dire che all'interno di questo spazio, certo che il popolo è sovrano, ma di che popolo parliamo? Dei francesi. E all'interno di questo spazio, di che popolo parliamo? Parliamo, quelli italiani, qua parliamo dei francesi. Cioè, vedete, se il popolo ad essere sovrano in questa concezione, la cosa fondamentale è come lo definisco. Vi ricordate la parola definizione? Definizione vuol dire proprio trovare i confini. Mi invento un sistema politico in cui fondamentali diventano i confini politici.
E quello che mi interessa a questo punto è stabilire dove finisce la mia sovranità. Non è più una sovranità che si estende all'infinito da un centro carismatico, è una sorta di griglia assolutamente uniforme e compatta. Pensate al sistema delle prefetture francesi, che già attivo a fine 600. Un sistema in cui tutti i pezzi del territorio sono controllati praticamente, idealmente, in modo perfettamente uniforme. Da un emissario del re potrebbe essere, certo, ma diventa praticamente ogni pezzo del territorio è parimenti sottoposto alla stessa pressione del potere. Capite cosa succede? Succede che cambia completamente il modo in cui concepisci le persone. Che quello che ti interessa non è più Francia o Spagna, purché se magna. Cioè, vedere se questo potere, diciamo, sacrale, questo potere esercitato, diciamo, in questa maniera, riesce a far sì che le condizioni di vita dei singoli posti siano, tollerabili. No. Adesso è da dentro, che ogni pezzo deve essere in grado, semmai, di contribuire al bene nazionale. E quindi io ho bisogno di potermi identificare come cittadino. Non più suddito. Attenti bene, ci mette, appunto, questa roba ci mette 300 anni a diventare luogo comune. Ci vogliono diverse rivoluzioni, tanti mutamenti, e ancora oggi ci sono tanti stati, anche in Europa, che sono democrazie. Ma sono, appunto, democrazie costituzionali, democrazie in cui il gioco delle parti è chiarissimo. E il re diventa una sorta di micro incarnazione della nazione, riceve il potere dalla nazione e lo simboleggia. Che differenza c'è tra la regina di Danimarca e il presidente Mattarella? Pochissima. È vero, lei diciamo, non è eletta, ma come funzioni, no? Entrambi non sono un esercizio del potere divinamente concesso e espresso gratuitamente sul territorio finché ce la fa. No, sono una sorta di innuce, un'incarnazione del popolo. Sono la sintesi, da un lato rappresentativa, con un sistema di rappresentanza, di elezione, diciamo, e dall'altra invece dinastica, ma sono le sintesi del popolo e non possono fare altro che quello. Ok? Quindi quello che è successo è che c'era bisogno di un sistema politico che funzionasse per legittimare concretamente questa nuova concezione, questa nuova ideologia del popolo. Il nazionalismo diventa un'ideologia potentissima anche perché si incastra in quel movimento della modernità che produce uno sconquasso totale anche nel sistema della produzione. Che cosa succede con quella che chiamiamo modernità dal punto di vista produttivo? Quale diventa il modello di riferimento? Il punto, il modo di produzione essenziale è quello del, scrivetelo, del capitalismo industriale. Colonialismo, diciamo, è importantissimo per l'accaparramento delle materie prime, prima nel terzo mondo, cioè scusate, nel Sud America e poi in Africa e in Asia, però quello che conta è il fordismo arriva, diciamo, è il punto di partenza è il capitalismo, ok? Il capitalismo e la sua connessione al sistema industriale. Che cos'è? Qui arriviamo già a riflettere sulla teoria del nazionalismo che ci dà Ernest Gellner. Gellner
Nel 1983 se ne esce con Nazione e Nazionalismo. Lui aveva già parlato di questa teoria, già espressa già nei saggi degli anni 60, aveva iniziato a lavorarci. Però, diciamo, nell'83, diciamo, porta a conclusione, diciamo, la sua teorizzazione di una connessione potentissima tra nazionalismo e modernità. Quindi, diversamente da studiosi precedenti che consideravano il nazionalismo null'altro che la forma politica in cui una concezione primordiale di identità prende forma, ma che c'era già sempre stata, invece Geller dice no, il nazionalismo è una forma politica recente, non è soltanto un'espressione recente di una concezione identitaria antica. È proprio questa concezione identitaria che è moderna e è legata dal capitalismo. In che modo quindi il capitalismo cuce il nazionalismo come un vestito perfetto per portare la modernità verso nuove forme politiche, quelle che vi dicevamo che dovevano giustificare il popolo sovrano. In che modo lo fa? Beh, soltanto confrontando, dice, il capitalismo con quello che c'era prima, che possiamo capire la novità del capitalismo. Prima del capitalismo lui parla di sistemi agrari. C'era potere, c'erano re, c'erano sovrani. C'era, diciamo, esercizio bruto anche della forza, c'erano guerre, ma di fondo il sistema era basato su un modello stabile. Vuol dire che quale che fosse l'entità politica, fatto 100, il valore cumulativo di quell'entità politica nell'anno X, l'ideale era che l'anno x più 1, se questo è x, nell'anno x più 1 o x più n, il valore complessivo doveva essere 100. Poi c'erano le carestie, c'erano le guerre, c'erano le pestilenze che riducevano, ma non c'era incorporata un'idea di crescita. L'idea di crescita viene dal capitalismo. Adesso ci arriviamo. Ok? Quindi in questo contesto agrario, quello che contava era la stabilità. Voi sapete, no? Un modo per maledire un sovrano cinese era ti auguro di vivere in tempi interessanti, in un'epoca piena di cose, perché era quello il problema grosso. L'ideale del potere era che nulla succedesse, che l'unica cosa che doveva succedere era il rinnovamento del contesto naturale, quindi per ogni coppia di contadini, alla generazione successiva, il nuovo sovrano avrebbe dovuto trovare una nuova coppia di contadini. E per ogni staio di grano raccolto come tassa, l'anno successivo, o il nuovo re, avrebbe dovuto raccogliere lo stesso identico staio di grano. Tutto era concepito come fermo. Non stava fermo, hanno inventato il mulino ad acqua, hanno inventato il mulino a vento, si sono riaperti i canali di comunicazione. Non stiamo parlando di quello che succedeva, stiamo parlando di qual era l'ideologia portante di questo modello. Nel sistema agrario, dice Geller, tutto era fermo. Idealmente fermo. Con il capitalismo tutto si mette in movimento. Perché? Perché il capitalismo si basa su che cosa? Qual è, diciamo, il principio ordinatore del capitalismo? Il modello di riferimento del capitalismo qual è? Il profitto, e dove avviene, diciamo, dove avviene il profitto?
Qual è lo spazio ideale della produzione del plus valore? Non guardate. È questo. È il mercato. Si apre un nuovo spazio, che non esisteva prima. Karl Polanyi, un grande storico dell'economia, ci ha scritto un libro che l'ha chiamato La grande trasformazione. Lo studiamo nel corso di antropologia economica che faccio per gli studenti che abbiano fatto almeno 6 crediti di antropologia culturale nel secondo semestre. Ma il mercato è la grande novità. Il capitalismo è legato al mercato. Che cos'è il mercato? Il mercato è uno spazio ideale. Quindi non parlo del mercato sotto casa, dei mercati, diciamo, del baratto primitivo, dei mercati della lega anseatica, dei porti. Sto parlando dell'idea del mercato che viene inventata con il capitalismo. Il mercato diventa uno spazio ideale, retto da un'unica regola interna. Mentre, diciamo, tutti i mercati non moderni, diciamo, no? Sono controllati dalla politica, sono controllati dalla religione, perché la merce circola, ma io devo portare le decime al tempio, poi sarà il grande sacerdote che ridistribuirà il grano o le patate a seconda delle esigenze dei fedeli, oppure devo portarle al mio vassallo che a sua volta ne ridistribuirà una parte all'imperatore e così via. C'è tutto un circolo che dipende dalla politica o dipende dalla religione, cioè da forme di potere esterno al mercato. Con la nascita del mercato moderno, del capitalismo, succede questa cosa sconvolgente che si apre uno spazio assolutamente autonomo per la produzione e la circolazione e il consumo delle merci. Qual è questo spazio? È retto da una sola regola. Qual è la regola? Il mercato perché si dice autoregolato? Il mercato è autoregolato perché si basa su che, qual è la regola fondamentale del mercato autoregolato? In base a che la legge, grazie Margherita, altro orsetto, la legge della domanda e dell'offerta. La legge, vedete, la legge, si parla proprio così, eh? Il linguaggio è quello naturalistico, che a sua volta prende dal sistema giuridico. Vi ricordate la lex, la legge della domanda e dell'offerta. Cosa dice questa legge? Cosa dice questa legge della domanda e dell'offerta? Cos'è che stabilisce il prezzo di una merce? Appunto, più, allora se questo è, cioè, c'è la famosa, diciamo, più alta è la richiesta e più il prezzo sale. Più alta è l'offerta e più il prezzo scende. Se qui metto il prezzo, no? Il prezzo e qui la richiesta o la domanda, in rosso la richiesta e in nero l'offerta, più è alta. Se io posso mettere sul mercato, se ci sono 100 acquirenti, 100 acquirenti per il mio bene, il prezzo sarà più alto che se ce ne sono 50. E sarà ancora più alto se ce ne sono 10 solo, perché tra di loro competeranno. Viceversa, se siamo in 10 a mettere il nostro bene sul mercato, il prezzo sarà questo. Se invece siamo in 20, sarà questo. Se siamo in 50, sarà questo. Se siamo in 5, sarà questo. Se sono da solo, monopolio, il prezzo lo stabilisco io. Quindi, in questa combinazione tra più c'è domanda, più il prezzo sale, più c'è offerta, più il prezzo scende, eccolo qua. Questo che cos'è? L'incrocio della domanda e dell'offerta stabilisce il prezzo. Il prezzo non ha niente a che fare con il valore intrinseco delle materie prime, tutti i collezionisti di Swatch lo sanno benissimo.
in generale tutti i collezionisti sanno di cosa sto parlando, ci sono figurine che hanno un valore intrinseco di materia prima che è zero. Zero. Eppure possono avere un modo, perché hanno, possono avere un prezzo molto alto, semplicemente perché c'è un'offerta molto bassa e una domanda molto alta. Chi traffica un po' su eBay sa perfettamente che ci si può, insomma, muovere sapendo come farlo in maniera, diciamo, profittevole attorno a questa cosa. Quindi la cosa curiosa è che questo mercato cosa implica? Implica la competizione. La competizione è l'anima del mercato, nel senso che lo mette in moto. E mettendo in moto il mercato, mette in moto la società. Perché? Perché se io ho una serie di richieste di mercato, provo a soddisfarle perché sono un fornitore e entro nel mercato con il mio bene. Ok? Poniamo che sono birre. Ok? Qua sono tutte cose birre. Quindi ho messo la birra a un prezzo X perché mi sembra ragionevole e riesco a venderlo. Ok? Se sono da solo. Se però c'è un concorrente, devo stare attento a quello che fa lui. Se non faccio cartelli, cioè se non violo le regole del mercato, cioè se non mi metto d'accordo, no? Stabilendo artificialmente un prezzo troppo alto, oppure io lo abbasso e ne vendo di più di te, esatto. Devo stare attento che io come soggetto ho un concorrente che potrebbe mettere in vendita lo stesso prodotto allo stesso prezzo, e allora vabbè, il problema grosso è che dobbiamo dividerci lo stesso pacchetto di clienti e probabilmente nessuno dei due campa. Cioè se raddoppiamo l'offerta ma la domanda rimane invariata, non c'è niente da fare, non ce la facciamo, il mercato non ci regge e quindi rischiamo di fallire tutte e due. Cosa posso fare? Devo migliorare qualche cosa, o aumento l'unità produttiva, o diminuisco il prezzo delle materie prime, o mi combino questi valori. Comunque riesco a produrre lo stesso X a un prezzo inferiore, o produrre un valore superiore allo stesso prezzo. Cioè, se ho una macchina che mi fa 100 birre al giorno e costano 100 birre a 100 euro, a 100 euro ogni giorno, l'anno dopo devo stare attento che ci sarà qualcuno che fa 101 birre per 100 euro, oppure 100 euro per 99, 100 birre per 99 euro, e mi fa fuori dal mercato. Quindi l'innovazione è necessaria, è la droga di cui il mercato non può fare a meno per rispettare la sua stessa legge. Ovviamente sì, diminuire il salario vuol dire diminuire il costo delle materie prime, perché il salario, il lavoro è una materia prima, ok? Appunto, quello che conta, quello che mi interessa è che, capite, la novità, il cambiamento, non sono accidenti del capitalismo o della modernità. Sono aspetti essenziali determinati dal modo di produzione capitalista basato sul mercato autoregolato. Questo produce una metamorfosi radicale nel modo in cui concepiamo le persone. Perché io devo essere in grado, no? Se sono un imprenditore, devo essere in grado di avere le orecchie appizzate e di sapere se
porca miseria, hanno scoperto una nuova fonte di energia, magari nella Ruhr, nei bacini della Renania, che mi consentirebbe di poter far andare avanti per le mie macchine, le mie fave, i miei telai a un prezzo più basso di quello del mio concorrente. E quindi posso fare lo stesso prodotto a un prezzo più basso perché la materia prima, il carbone, mi costa di meno. Questa è una possibile novità. Oppure cosa succede? Che addirittura qualcuno si inventa una macchina nuova che mi fa lo stesso prodotto, lo stesso pezzo di stoffa, ma in un tempo dimezzato, invece di 2 ore di telaio, me lo fa in un'ora. Oppure invece di una tinta unica, un'innovazione, me lo fa a due colori. Una innovazione. Questo di nuovo mi consente di aprire nuove fette di mercato o di sostituire i miei concorrenti perché sono più competitivo sulla stessa fetta di mercato. Com'è possibile che questo avvenga? Ci siamo già organizzati attorno a entità statali, diciamo. È già cominciato a organizzarsi il mondo in pezzi chiaramente distinti di spazio che si cominciano a chiamare stati. Dentro quegli stati ci sono persone tanto diverse. Alcune parlano veneziano, altre parlano calabrese, per prendere, diciamo, due gruppi etnici sicuramente presenti in queste lezioni, no? Abbiamo potuto verificare. Però c'è bisogno che, indipendentemente dal fatto che parlino veneziano o calabrese, devono essere in grado di potersi spostare. Perché? Perché qui c'è la sorgente, la nuova miniera. O spostare qui perché qui c'è la nuova fabbrica con la nuova tecnologia. O spostarsi qui perché qui c'è la nuova scuola dove c'è posto e c'è lavoro e così via. Bisogna cominciare a pensarsi come legittimati moralmente a spostarci dentro quello spazio, considerandolo comunque nostro. Certo, poi ci sono quelli che se ne vanno, gli emigranti verso paesi stranieri, però quelli si sa che soffrono. Diciamo che un emigrante interno vogliamo che sia convinto di soffrire di meno. Poi, ovviamente, non parliamo neanche lontanamente di quello che succede agli immigrati calabresi a Torino, ovviamente, negli anni 50 e 60. Lo sappiamo benissimo, il razzismo, il disprezzo, o i calabresi in Veneto. No, 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 non è quello il punto, è l'ideologia sottostante. Cioè, si pensa che se ti sposti dalla Calabria a Torino o da Salerno a Mantova, è meno pesante che spostarti da Venezia a Monaco di Baviera, anche se la distanza è minore tra Venezia e Monaco di Baviera. Perché? Perché lì devi passare un confine e devi passare soprattutto una lingua. Ma da dove viene questa lingua? Viene dal fatto che se vuoi che il sistema funzioni, se vuoi che il tuo Stato sia organizzato secondo una economia e una industria nazionali, che è esattamente quello che succede nel momento in cui si frantumano gli imperi, si costituiscono dei confini netti poco alla volta, ancora con la Rivoluzione Francese, la Francia aveva enclaves imperiali ed exclaves francesi fuori dai confini, diciamo, dell'esagono, no? Però poco alla volta l'idea, il punto da raggiungere è questo, arriviamo a questa purezza, perché? Perché così possiamo costruire la nostra economia e industria nazionale. Come faccio a costruire l'industria nazionale? Bisogna che sostengo gli imprenditori innovativi che hanno inventato qui un nuovo tornio. Ma non ci sono abbastanza operai qua in giro. Li devo far venire dalle altre parti. Bene, perfetto. Una volta che vengo dalle altre parti, come faccio a fargli capire come funziona questo tornio? Come faccio? Aspettate che accendo la luce che mi sta scurendo tutta quanta la scena. Ecco. Come faccio a farmi capire, a far capire l'operaio calabrese che parla il suo dialetto
a fargli capire come funziona quel tornio se il capoturno parla in bergamasco stretto. O viceversa, come posso sperare che un insegnante che parla soltanto veneziano possa insegnare matematica, fisica o come funzionano i torni degli studenti campani, se ognuno parla il suo dialetto? Di cosa abbiamo bisogno? Di una lingua nazionale. Abbiamo bisogno di una lingua nazionale. E allora convinciamo le persone che il dialetto è appunto un dialetto, anche se era stato parlato per 1000 anni da uno Stato, come nel caso di Venezia. E diciamo che vale la pena di imparare la loro lingua nazionale. E come facciamo a convincerli che quella è la loro lingua nazionale? Dobbiamo inventarci una mitologia, una narrazione. Harari, torniamo lì, no? Un discorso che ci dica che questo popolo italiano ha sofferto per secoli la dominazione straniera, ma è arrivato finalmente a liberarsi. Questo è, secondo Ernest Kellner, il nucleo portante dell'ideologia nazionalista. C'è una base economica che spinge queste nuove istituzioni, gli stati nazionali, a organizzarsi attorno a alcuni nuclei culturali forti, che sono contemporaneamente funzionali al modello di mercato e garanti di una certa legittimazione morale dell'azione. In fin dei conti, no, quando sì, ci sono tanti modi per raccontarlo, diciamo, però pensate a storie di immigrazione, tutti gli italiani sono stati un paese, sono stata una nazione appunto di emigranti fino al 1800, fino al 1970, diciamo. Poi il saldo migratorio ha cominciato a cambiare anche abbastanza rapidamente, no? Come si dice questo con la religione? Ci arriviamo, appunto. Come si convincono? Appunto, adesso abbiamo visto Geller. Geller è un determinista, è un liberista, è convinto di avere la spiegazione assoluta totale, di aver spiegato tutto, però appunto ha spiegato il meccanismo di funzionamento. Non ha spiegato il tipo di senso che poi le persone, gli individui, trovano in questa disposizione. Perché mai mio padre era contento di imparare l'italiano a scuola dalla sua maestra? E andava, veneziano, cresciuto a Venezia, in un ambiente in cui l'italiano semplicemente non esisteva. C'erano i discorsi del Duce alla radio, grandissimo primo passo verso la italianizzazione linguistica, no? Però mio padre è il 31, quindi prima elementare è il 37, diciamo, all'epoca, diciamo, all'apice dell'impero, insomma, no? All'apice dell'impero, prima della catastrofe, e quindi lui aveva voglia di impararlo questo italiano. Perché? Cos'è che fa fare questo salto di lasciarsi alle spalle o di affiancare la propria identità locale con un'identità più grande? E quello è il punto. Si è bloccato? No, non mi dite. Ecco il senso di... Sì. Appunto, come si costituisce questo senso di appartenenza? Come si costituisce questo senso di appartenenza? Cos'è che lo fa veramente fiorire? Non può essere, no? Il mercato, questa legge brutale che ci vuole l'innovazione, quindi per avere l'innovazione tu sicuramente hai bisogno di che cosa? Hai bisogno di una serie di cittadini intercambiabili e perfettamente omologati. Cioè tutti devono avere una certa serie di dotazioni di base, tipo saper leggere, perché se c'è una novità, un manuale di istruzioni del nuovo tornio, se sei operaio lo devi saper leggere, non puoi essere un operaio analfabeta. Un operaio deve avere un minimo di istruzione per fare bene il suo lavoro di operaio. Se sei manovale va bene, ma
il capitalismo non ci fa niente dei manovali, ha bisogno di organizzazione, di strutturazione. Perché? Perché c'è sempre questo problema di fondo della competizione del mercato. Quindi ogni volta, tutto il tempo, l'imprenditore non può dire: ah, che bello, faccio 100 di bottig 100 bottiglie, mi costano 100 euro e le vendo a 150 euro e sono a posto tutta la vita. No, non lo puoi fare. Perché ti svegli la mattina dopo e c'è un altro che fa il tuo stesso prodotto a un prezzo inferiore o allo stesso prezzo offre un prodotto più appetibile e tu sei fuori. Quindi tu hai bisogno, come imprenditore, di pensare costantemente alla novità per poterla gestire questa novità. Tu hai bisogno della flessibilità, non tanto, diciamo, soltanto diciamo, lavorativa, ma in un certo senso mentale, delle persone che lavorano per te. Possiamo dire che la stessa cosa è poi avvenuta successivamente con l'inglese durante l'epoca della globalizzazione, per l'esigenza di sentirsi parte per trovare spazio. Sì, però anche se quello, diciamo, lì entriamo già in un modello cosmopolita. Qui stiamo, non c'è nessuna entità fisico-politica di riferimento spazialmente limitata. State già introducendo il tema successivo. Cioè, quando uno può pensare all'inglese come la sua, per me è una lingua che ormai fa parte della mia vita quotidiana. Insegno appunto sia a Tor Vergata che in un college americano da tanti anni in lingua inglese. Mi trovo ad avere tanti amici con cui parlo regolarmente in inglese. Leggo e scrivo ormai in inglese e vi assicuro che tante volte non mi ricordo se quella cosa l'ho fatta in inglese o in italiano, se l'ho scritta in inglese o in italiano. No, non che il mio inglese sia perfetto, l'ho imparato tardissimo, ero quasi trentenne che ho iniziato veramente a macinarlo, però ormai è talmente parte del mio lavoro ordinario, io direi che l'80% delle cose che leggo sono in inglese, di fatto. Leggo molto poco in italiano. Ok, quindi ecco, però non è che io ho un'identificazione con uno spazio anglofono riconoscibile. Io l'inglese, il grosso l'ho imparato a una summer school in Grecia. Poi ci ho lavorato in Irlanda, ma ci lavoro tanto anche in Italia con l'inglese. Cioè, quello che è subentrato dopo, e ne parleremo quando parleremo di Appadurai, è una concezione cosmopolita dell'identità. Qui stiamo ancora vedendo come funziona l'identità a livello nazionale. E quindi c'è questa necessità. Gellner ci dimostra che c'è una necessità da parte del capitalismo organizzato nelle economie nazionali di produrre una base lavoratrice omogenea e mobile. Ecco la parola chiave, mobile. Una base omogenea e mobile che possa andare ad occupare gli spazi di volta in volta necessari perché sorti da innovazione. Se si apre una nuova miniera, lì si apre una nuova opportunità, c'è quel distretto industriale, c'è quella scoperta che consente un avanzamento tecnologico in quella direzione. Parliamo di un'epoca in cui non c'era ancora la possibilità di telelavorare, per cui tu puoi avere una software house basata nella Silicon Valley e avere gli operatori, gli sviluppatori che ti lavorano dall'India. Non c'era questa possibilità, bisognava ancora impegnare il corpo nel movimento. E allora il corpo del migrante era ancora il più possibile utilizzato dentro lo Stato nazionale. Alcuni stati importavano già forza lavoro dall'esterno, è stata la Francia, io sono tutto un ramo della famiglia che si è spostato in Francia in due ondate, diciamo una inizio del Novecento e una attorno agli anni 50, perché era ancora un posto in cui c'era tanto lavoro. Quindi, per non parlare ovviamente dell'Inghilterra, insomma, della Germania con i turchi, l'Italia ha scoperto molto tardi questa sua dimensione e quasi, cioè, subendola. Ma i grandi paesi industriali che avevano una sfera coloniale estrattiva, e non come l'Italia, puramente, diciamo, agricola, la sfera estrattiva dei paesi coloniali faceva sì che loro importassero manodopera. E cosa facevano? Certo, sono stati ghettizzati, emarginati, ma molti si sono nazionalizzati. Pensate, che ne so, a una sitcom come Good Gracious Me, Goodness Gracious Me, che racconta di alcuni cittadini
britannici, inglesi, di chiara origine, diciamo, dell'Asia meridionale, dell'India, del Pakistan, del Bangladesh, di Ceylon, e che si comportano a Londra, in Inghilterra, come i più inglesi degli inglesi. Sono rimasto, tanto si dice per scherzo che sono gli ultimi inglesi. Quindi c'è stato tutto questo movimento, no? Di assimilazione di fatto della diversità. E questa assimilazione poteva venire fatta con i singalesi a Londra o con gli abruzzesi a Roma. Cioè c'è una specie, no, di produzione, di omogeneizzazione secondo alcuni mandati che dipendono dal sistema politico-economico. C'è bisogno di una uniformità e la scuola diventa obbligatoria in questo senso. È un obbligo. Poi diventerà, la scopriremo come diritto. Ma prima di tutto è un obbligo, perché si vuole che il cittadino deve essere in grado di poter andare a lavorare lì dove serve. Ok? Una base operatrice mobile e omogenea, perfetto, ottimo, Brigida, altro setto, ottimo, molto. Tutte queste sintesi vanno molto bene. La scuola era l'apparato ideologico di Stato, no? Althusser la sintetizza così. Ivan Illich parla della necessità di descolarizzare l'Occidente, cioè, perché si accorge di quanto ci sia questo processo di omogeneizzazione. Io sono molto meno categorico, perché so perfettamente quali sono i benefici, sono venendo da una famiglia modesta che può vantare tanta fame tra i suoi nonni, diciamo, no? So perfettamente quanto l'educazione sia, certo, un processo di egemonico, no? di inculturazione forzata, ma è anche l'opportunità di acquisire strumenti grandi di emancipazione. Non entriamo in questo dibattito, ok? Perché tutte le cose che... Quindi le nazioni sono strumento con cui il capitalismo si insinua. Sì, allora, vi sto dicendo la versione di Gellner della modernità e il modo in cui lui spiega com'è che da fine Settecento, da quando il capitalismo diventa veramente potente, com'è che emerge questa ideologia su scala planetaria e diffusa su tantissimi strati popolari dell'identità nazionale. La teoria è questa, cioè, io la condivido fino a un certo punto, perché come antropologo quello che mi manca esattamente è: ma ste persone, proprio tutte così pupazzetti in mano al sistema del mercato, io non amo molto questi determinismi economicisti, no? Come se gli esseri umani fossero o alternativamente degli imbelli che subiscono delle regole più grandi di loro, o loro stessi degli strateghi, no? Che stanno sempre lì a farsi i conti: ah, ma allora se faccio così, se studio poi potrò andare a lavorare al comune, così avrò... Cioè, io non ci credo che le vite degli uomini siano concepite dentro questi piani così preordinati di ordine economico-strategico, no? Cioè, questo modello dell'homo economicus, e recentemente appunto l'amico e collega Adriano Favole mi accennava questo homo strategicus, che sembrerebbe un po' una figura dominante del discorso attuale, come se tutti stessero lì pronti a farsi dei calcoli, o di ordine economico, di vantaggio economico, o di gestione del potere. Io non credo che la maggior parte di noi funzioni così. Qualcuno sì, sicuramente, certo, ma questo uomo così o in balia appunto delle regole del mercato, o addirittura in grado di assecondarle perché gli fa comodo, non mi basta, non mi accontenta, perché credo che l'uomo abbia bisogno anche di appassionarsi, di attaccarsi alle cose con le budella, con i sentimenti, con la passione, no? E effettivamente è vero che le nazioni sono in grado di suscitare questa passione. Certo, uno mi ricorderà sempre i poveri soldati della Prima Guerra Mondiale che non volevano andare che disertavano e che venivano fucilati perché non erano disposti a fare carne da macello per Cadorna, insomma. Certo, lo so perfettamente questo, però che ci sia un sentimento attorno a certe idee di nazione, della nazione, questo, guardate,
L'Italia siamo famosi, no, per essere molto cinici da questo punto di vista, un po' come se Francia o Spagna, purché se magna, per certi versi valga ancora, no, diciamo, come sottofondo. E anzi, probabilmente la cosa che ci caratterizza come nazione è proprio quella di avere poco senso di orgoglio nazionale. Adesso dopo il Mundial del 1982, le cose sono cambiate. Abbiamo avuto presidenti come, oddio, non mi ricordo più, il cattolico, vabbè, mi verrà in mente, so, presidenti che hanno insistito molto su questa dimensione dell'appartenenza nazionale, insomma, che hanno, però vi assicuro che io sono cresciuto, insomma, negli anni 60-70, completamente senza vedere mai una bandiera, diciamo. Le prime bandiere, appunto, le ho viste nell'82 con il Mundial. Quindi, però, da piccolo a me mi portavano al Sacrario, direi, di Puglia, che è un monumento enorme con tantissime tombe di soldati della Prima Guerra Mondiale, o la tomba di Francesco Baracca, un aviatore della Prima Guerra Mondiale, e le lettere di Francesco Baracca che lui scriveva alla mamma. Io fanno parte della mia infanzia, cioè la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, ha lasciato fino a quelli della mia generazione, che vedevano le gite dei ragazzi del 99, questi soldati chiamati nel 99, quindi a 18 anni, nel 17 dopo Caporetto, no? Un senso che è difficile da spiegare in termini deterministici. È lì che entra Benedict Anderson, ok? È l'altro nome. Scrive nello stesso anno di Genner, Benedict Anderson, cambiamo penna che fa schifo questa, Benedict Anderson, sempre nel 1983, è un anno veramente clamoroso, perché penso che anche Eric Hobsbawm scriva una cosa negli stessi anni, un altro, cioè, Hobsbawm è un grande storico. Forse l'avevamo già accennato. È quello che insieme a Terence Ranger ha scritto L'invenzione della tradizione. Ve l'avevo già accennato, forse, no? L'invenzione della tradizione. Temo che di avere fatto questo nome in quella lezione in cui ho mandato in crisi psicologica i calabresi rivelando le origini francesi dell'Anduja, no? Vi ricordate? E appunto, l'invenzione della tradizione, per dire che poche cose hanno una radice profonda, ma Hobsbawm ha scritto anche una cosa sul nazionalismo che invece a me piace molto poco perché è di un determinismo di ordine politico. Lui dice che è uno strumento delle classi egemoni per opprimere il popolo. Ma non funziona così perché c'è tanto popolo che, diciamo, subalternamente si è lasciato opprimere molto volentieri dentro la logica del nazionalismo, insomma. Se pensate cos'è stato il fascismo nei primi anni, insomma, no? O quello che era l'Inghilterra o la Francia a inizio del Novecento, c'erano proprio le masse popolari coinvolte, diciamo, come è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. C'è tutta una serie di pretesti, di conseguenze, di motivazione di ordine politico-economico, ma poi lì c'è stata proprio una partecipazione popolare. Quindi Benedict Anderson, come cerca di riflettere su questo? Parla di comunità immaginate. Eccola qua la parola magica. Un po' prima di Harari, ok? Però vedete, questa parola immaginazione, ce l'abbiamo con Harari in questo corso. Ora ci torna con Anderson e poi ci tornerà con Appadurai. Anche per capire la globalizzazione bisognerà usare quindi Harari, Anderson e Appadurai, tre, cioè una specie di filo conduttore del ruolo dell'immaginazione, che poi, come capite, no? È il ruolo della cultura, vedere così, no? Della dimensione simbolica. Questo su cui continuo a insistere come un vecchio rimbambito. Perché penso che sia importante che venga digerita questa nozione. Allora, per quanto riguarda Anderson,
Lui dice, sì, non c'è un dialogo diretto con Geller, però quello che interessa a Anderson è questa concezione, questa dimensione immaginativa. Lui dice, la cosa paradossale delle nazioni, come si consolidano quindi nella modernità, nel corso dell'Ottocento, diciamo, la cosa paradossale di queste nazioni è che sono prima di tutto strutture di sentimento. Strutture di sentimento, cioè c'è un senso di comunità. Questa è la parola chiave, perché comunità implica, capito, rispetto a una istituzione, no? Che ha una dimensione gerarchica, verticale, no? Una gerarchia c'è sempre implicita. La comunità è qualcosa di orizzontalmente uniforme. Cioè siamo tutti fratelli, siamo tutti compagni, siamo tutti sodali, siamo tutti amici, tutte queste metafore, no? Orizzontali. E ovviamente per gli italiani, no, ma per tantissimi, brotherhood. Volevo iniziare questa lezione, poi mi sono fatto sviare dalle vostre proposte orride, ma una cosa che mi sarebbe piaciuto fare, magari lo facciamo la prossima volta, era Brothers in Arms di Mark Knopfler, no? dei Dire Straits, ok? Brothers in Arms, è un gruppo di soldati che scende giù, lui l'ha fatto dopo la guerra del Golfo, dopo la guerra delle Falkland, credo, insomma, no? Ma questo senso di fratellanza che viene da un destino comune, dall'aver condiviso qualche cosa, un momento difficile, no? Questo senso orizzontale nelle nazioni prende una forma, prende questa forma dell'immaginazione. Cosa vuol dire dell'immaginazione? Vuol dire che in realtà dentro una nazione nessuno conosce tutti i membri, anche una nazione piccola come, che ne so, come la Slovenia, diciamo, no? Che ha 2 milioni di abitanti, oppure la Lettonia, anche un altro paese con 2 milioni di abitanti, ha fatto una tesi recentemente, e nessuno si conosce completamente, conosce tutti, eppure c'è questa idea, appunto Harari ci ha spiegato, no? Questa capacità di immaginarci come collegati tutti da qualche cosa, da qualche vincolo di ordine storico, perché la nostra nazione vive qui da tempo immemorabile, o di ordine linguistico, perché noi abbiamo Dante, Petrarca, Boccaccio, figuriamoci, no? Oppure di ordine religioso, perché siamo tutti quanti sotto la guida del nostro pastore, del nostro capo, del nostro un legame di ordine religioso, o anche un legame banalmente territoriale. Noi siamo gli autoctoni, siamo gli indigeni, siamo qui da quando? Da sempre. Ok? Ecco, tutti questi discorsi che abbiamo visto essere costruzioni, no? Che molto spesso non hanno un riscontro nella realtà dell'analisi storico-scientifica. Eppure sono vissuti come tali, sono percepiti come tali, sono sentiti, è un sentimento l'appartenenza nazionale. Da dove viene? Come si genera? Com'è possibile, no? Che io conoscerò, che ne so, 10.000, non so, 20.000 italiani, eppure mi sento italiano come 60 milioni di cittadini, e inevitabilmente se c'è un disastro aereo in qualche isola sperduta del Pacifico, subito la televisione nazionale ci premura di farci sapere che non ci sono vittime italiane. Sti cavoli! Cioè, magari che io conoscevo un amico greco, però vedete, c'è questo senso di prima, no? C'è un senso di appartenenza, come se fossimo una comunità. Vedete, la comunità è fatta di un gruppo di persone che orizzontalmente interagisce in maniera diretta, si guarda negli occhi, si conosce, ha lavorato assieme. Sì. Esatto, va benissimo, Gaber va benissimo, è un ottimo esempio dell'identità italiana, è questa identità che è fatta del non sentirsi, però è talmente diffuso questo senso di non sentirsi che alla fine lo sei diventato italiano,
Gli italiani sono quelli che non si sentono appartenenti alla comunità italiana. Prof, no, non mi dite così. Ci siamo? Non mi fate così, dai, vi prego. Mi sta costando, diciamo, uno sforzo enorme questa sintesi che vi voglio fare, insomma. Però è importante che ci arriviamo, ok? Come funziona questa dimensione immaginata? Beh, diciamo, il punto di partenza è proprio quel passaggio dal ad eurex a rege lex, la fine dell'impero, la fine della concezione, diciamo, imperiale. Fa sì che. Ok, se vedete questa cosa, dicevo che le motivazioni, secondo Benedict Anderson, che legittimano questo passaggio, diciamo, dal sistema, diciamo, del potere centralizzato alla democrazia. Scusate, non so che dire veramente, sono mortificato. Ma facciamo così, sono le 7 meno un quarto, io chiudo questa parte in video, ok? Comunque vada, continuo a registrare e poi sperando che si dice, poi monto la cosa, quindi anche se vi perdete dei pezzi di questo finale, li potete sempre sentire vedere su YouTube, ok? Provo per la terza volta a vedere se riesco a condividere questa cosa, se no registro comunque. Allora, la fuoriuscita dall'impero produce un senso di identità appunto più limitata. L'impero era qualcosa di universale, diciamo, no? In epoca medievale, universale. Invece, la nazione è comunque locale. Poi c'è un'altra frattura che avviene enorme in quell'epoca ed è ovviamente l'ecumene religiosa. L'ecumene religiosa si frantuma c'era già frantumata nel 1054, ma ovviamente con la riforma protestante, che fa sì che di nuovo il nazionalismo occupi uno spazio locale determinato, attribuendo però quella stessa valenza, diciamo, omnicomprensiva. È come se ogni stato diventa contemporaneamente un piccolo impero e una piccola ecumene religiosa. Quindi il senso di appartenenza, diciamo, esaustivo, che in epoca medievale era proiettato verso queste due grandi istituzioni, l'impero da un lato e la Chiesa, diciamo, la Chiesa cattolica, la Chiesa occidentale, dall'altro, oppure nel caso, diciamo, dell'impero ottomano c'era l'appartenenza religiosa, diciamo, ortodossa, ma non è quello che conta. Il conto c'era, cioè, un livello imperiale e un livello religioso, una sfera politica e una sfera più esplicitamente religiosa, ma tutte e due in grado di presentarsi come una sorta di contenitore globale. Quando crollano, la nazione assume questa duplice valenza di massimo contenitore della propria identità politica e massimo contenitore della propria identità spirituale. Anderson lo dice: se volete capire il nazionalismo, piuttosto che pensare a un movimento esplicitamente politico, pensatelo ai legami che si fondano nella comune appartenenza religiosa o al modo in cui è concepita la parentela come un legame, diciamo, naturale, inossidabile. La nazione trasferisce la propria idea di fratelli, di fratellanza, cioè che è un legame, diciamo, che uno può anche contestare, uno può anche avere una guerra fratricida, ma non nega il fatto che quello è un tuo fratello, anzi, probabilmente
proprio nel momento in cui fai una guerra civile, stai confermando l'unità della nazione in quanto tale, divisa per ragioni di ordine politico. Perché di là ci sono i seguaci del re e di là ci sono quelli che invece vogliono il comunismo, e così come è successo in Grecia. Ma quello che puoi fare è che attraverso la nazione, diciamo, istituisce una sfera che è anche morale, cioè si appartiene alla nazione come uno stato d'animo, è anche un sentimento. Cos'è che ha prodotto questo? Beh, ha prodotto, diciamo, c'è stato prima di tutto l'invenzione dei caratteri mobili della stampa, che ha prodotto il capitalismo a stampa, lo chiama Anderson, nella traduzione italiana è print capitalism, lo capitalismo a stampa, leggerete. La stampa. Che produce una strana conseguenza sulla concezione del tempo. Come avviene questo passaggio? Che cos'è il capitalismo a stampa? Il capitalismo a stampa, l'avevamo penso già accennato, il capitalismo a stampa è... no, non posso rispondere alla sua domanda, Nadia, per questo che Israele si chiama anche Stato ebraico, è troppo complicata. C'è tutta una serie, diciamo, di eccezionalità, pretese o reali, insomma, della Costituzione dello Stato di Israele, che fa sì che la sua istituzione sia qualcosa di estremamente, come sapete, problematico e anche estremamente diciamo, contestato, discusso, no? Quindi, però potrebbe essere l'occasione di farci un seminario. Chiudo questa cosa spiegandovi che cos'è capitalismo a stampa. Il capitalismo a stampa, ne avevamo già parlato? Ditemi che ne avevamo già parlato o no? No. No. Va bene, allora è abbastanza semplice. Una volta che viene inventata la stampa a caratteri mobili da Gutenberg, no? E che, fatalità, il primo bestseller della stampa è proprio la Bibbia tradotta in tedesco, insomma, no? Una volta che viene inventato, che cosa succede? Succede una cosa che non c'era mai vista prima. Cioè succede che i libri diventano merci. E lo dico senza nessun moralismo, eh? Che cos'è una merce? Una merce è tutto ciò che viene prodotto per essere venduto, secondo la legge del mercato. Se io mi faccio il pane in casa, quella non è una merce, perché non l'ho prodotta per essere venduta. Se invece faccio lo stesso pane e lo porto alla fiera del paese, quella è una merce. È merce, tecnicamente, ciò che viene prodotto intenzionalmente per essere messo in vendita. Va bene? È semplice. I libri, fino all'invenzione della stampa, non erano merci, non potevano esserlo, perché erano pezzi unici, copiati, che non venivano, non passavano di mano in base alla legge della domanda e dell'offerta. Non c'era niente da comprare e niente da vendere, era escluso. Il mercato fa, proprio il mercato autoregolato che abbiamo visto prima, fa questo passaggio che istituisce alcune cose come se fossero merci. La natura, la terra, si può comprare come se fosse una merce. Il denaro si può comprare come se fosse una merce. Il lavoro umano, il corpo degli uomini, si può comprare come se fosse una merce, anche se nessuna di queste tre cose è prodotta per essere venduta. La natura non la producono gli uomini, il corpo umano non lo producono gli uomini, e il denaro tipicamente non è prodotto per essere venduto, è prodotto per essere unità di misura. Però il mercato fa questa grande finzione. E quindi anche un oggetto come il libro, questo nuovo oggetto, diventa una merce potenziale. Vuol dire che io posso pensare di produrlo adesso per venderlo. Qui ci sono degli imprenditori, Aldo Manuzio, a Venezia, che decide di fare soldi vendendo libri. Questa nuova merce che c'è di resa disponibile. Come fai? Se tu sei un imprenditore, sei lì all'inizio 500, e vuoi vendere dei libri, ovviamente c'è un problema grosso. Che caratteri usi? Che lingua usi? Il latino? Beh,
Il latino ha il problema grosso che sempre meno gente abbiente parlava latino. Se tu vuoi fare i soldi, cerchi di vendere i libri alle persone che li possono comprare. E c'è tutta questa borghesia emergente che sta facendo i soldi col capitalismo, che ha voglia di comprare i libri, di leggere storie, ma non sa più il latino. Quindi cosa scegli? Che lingua scegli? Sei un imprenditore, diciamo, dalle parti di Venezia o dalle parti di Amsterdam, diciamo, i due poli, diciamo, della stampa nella prima modernità. Devi stabilire una lingua nazionale, esatto, ti inventi una lingua nazionale per aumentare il potenziale dei tuoi acquirenti. Non vuoi fare un libro scritto nel dialetto che si parla a Padova o che si parla a Torino o che si parla all'Aquila. Non lo vuoi fare perché non ci va niente. Hai un mercato troppo piccolo. Allora, c'è una tradizione enorme letteraria che si chiama 300 Fiorentino e ti ci butti a pesce. E dici, quello è l'italiano. Sì, va bene, dai. Quello che non riuscite a capire poi lo ripeccate con la distrazione, scusatemi. Allora, quello. E fai la questione della lingua. E ti inventi un italiano standard. Letterario e lo congeli lì. A quel punto hai la possibilità di avere una comunità di parlanti che sa che la sua lingua di riferimento è questa lingua comune. La stessa cosa succede con il francese, in forma un po' diversa perché si prende un centro politico più che un centro intellettuale, no? Si prende più Parigi, mentre Firenze è più un centro intellettuale. La stessa cosa succede in Germania, rimane una proliferazione di dialetti, ma si crea un tedesco, che fa proprio riferimento alla traduzione della Bibbia, un tedesco standard, e tutte le lingue hanno questa standardizzazione. Quindi il capitalismo a stampa consente per esempio la pubblicazione di che codi? Giornali, gazzette. E che cosa fa la gazzetta? Gazzette, e di qua ci mettete romanzi. Perché sono le due grandi macchine di omogeneizzazione nazionale. La gazzetta ti dà un senso di continuità spaziale. Nella gazzetta tu leggi che dall'altra parte della contea la contessa tal d'Italia è scivolata e si è rotta la gamba. Oppure leggi che dall'altra parte della provincia il signor tal d'Italia ha sposato la figlia con una cerimonia che è costata 20.000 franchi. Cioè tu cominci a pensare a queste persone dall'altra parte della contea, dall'altra parte della provincia o dall'altra parte dello Stato come persone che conosci, anche se di fatto non le conosci. Ti senti parte di una stessa condivisione spaziale e ancora di più, soprattutto grazie al romanzo, tu elabori una nuova concezione del tempo. Il tempo a noi oggi pare stranissimo perché siamo educati dentro questo sistema. Il tempo comincia ad essere percepito come frazionabile in unità discrete e assolutamente equivalenti. Galileo, no? Con l'isosincronia del pendolo, apre la possibilità di creare questo strumento, l'orologio, no? Fatto di unità temporali assolutamente identiche, indipendentemente da dove ti trovi, e soprattutto consentono di concepire una cosa folle per gli umani, che è questa cosa qua. Nel romanzo noi leggiamo che l'eroe combatte contro il cattivo, fa un duello, lo sconfigge, viene imprigionato a seconda della fase, no? E poi il capitolo successivo leggiamo, nel frattempo l'eroina, l'amata dall'eroe, nel frattempo se ne stava lì magari prigioniera del padre che non la vuole lasciare, anche se succede qualche cosa, nel frattempo questa roba qua
È un'innovazione culturale senza precedenti. Gli esseri umani hanno sempre avuto una concezione molto soggettiva del tempo, non soltanto perché il mio tempo è diverso dal tuo, ma anche perché il mio tempo è diverso dal mio tempo di prima. Se devo passare una cena con il mio boss, che vuole sapere come stanno andando le vendite, vuole sapere se ho acquisito nuovi clienti, quella cena, che dura un'ora e mezza, due ore, sarà un tormento. Se invece sto a cena con la persona che amo di più o con un gruppo di amici che con cui condivido, quello stesso tempo non dura uguale. Tutti noi abbiamo questa ovvia percezione dell'elasticità del tempo. Invece la modernità produce questa concezione assolutamente equivalente di porzioni del tempo frazionabili, che come capite sono funzionali, ad esempio alla fabbrica, no? La fabbrica, i turni, la sirena. C'è bisogno di una concezione completamente nuova del tempo. Edward P. Thompson, il grande storico della classe operaia inglese, ha scritto un libretto fenomenale su questo, su come questa concezione del tempo crea la classe operaia, la classe che si concepisce strutturata attorno al tempo della fabbrica. Ma come si fa ad acquisire quella concezione del tempo? Anche attraverso la lettura dei romanzi, che ti educano a pensarti in porzioni di tempo equivalenti in spazi diversi, che è un elemento fondamentale della concezione della nazione moderna. La nazione moderna è quello spazio morale in cui le persone, anche se non si vedono, anche se non condividono, si sentono parte di uno stesso spazio che chiamano il mio stato e che sanno di condividere alcune fasi del tempo. Ecco, poi ci sono già le 7, quindi ci fermiamo qua, direi, insomma, no. Però appunto spero che almeno questa parte, insomma, vi consenta di capire il senso di quel saggio sul nazionalismo che vi ho dato e soprattutto di capire come questo produce, vedete, produce quel modello omogeneizzante, io non ci sono più, quel modello omogeneizzante di niente, non riesco, di cultura come fatta di membri esattamente uguali, esattamente compatti, che condividono lo stesso valore morale, vedete? Cioè, quindi oggi possiamo dire che effettivamente questo pregiudizio, no, di vedere l'altro come compattamente X o Y, di sentirci noi come compattamente X o Y, è anche una conseguenza di un'ideologia politica che ci governa da 200 anni e che ancora è ben lontana dal vedersi superata, diciamo. Quindi mi sembrava essenziale riflettere con voi su questa dimensione culturale, vedete, di quella che sembrerebbe essere un'appartenenza politica. Allora vediamo se ci sono cose da aggiungere, domande. Allora, una curiosità: si potrebbe dire che oggi il nazionalismo respinge le regole del mercato? C'è da parlarne, sì. Capitalismo, se tante persone o politici fanno leva sul senso della nazione per contrastare lobby, l'euro e il mercato, si potrebbe pensare. Allora sì, si è pensato al famoso il populismo di sinistra. C'è un bellissimo libretto di Didier Fassin, di Eric Fassin, il fratello di Didier. Eric Fassin è un sociologo, Didier è un antropologo. Eric Fassin si scrive Eric Fassin contro il populismo di sinistra, e dice proprio che
Tutta la retorica, diciamo, nazionalista contro il mercato non è altro che l'ultimo strumento del capitalismo per riuscire a sopravvivere. È un trucco, diciamo. Non c'è niente di vero. Non è vero che contrastando, diciamo, la cosiddetta globalizzazione, in realtà è un altro modo per il capitalismo di sopravvivere a se stesso. Il capitalismo è stato un fenomeno molto, molto magmatico che è cambiato tantissimo, si è adattato e continua ad adattarsi, ma sempre su quel principio base, che la regola fondamentale è l'innovazione per il profitto attraverso le regole del mercato considerato come autonomo, autosufficiente e autoregolato. Mi fermo qua perché continua a dirmi che la connessione è instabile, non voglio fare ulteriori casini. Ecco appunto. Salvo la chat. E vi saluto ragazzi, niente, è andata così. Spero che possiate seguire il resto sul video su YouTube. Vi saluto. Se mi mettete nella chat, vi dico quando facciamo il seminario extra. Ok? Professore, mi scusi per la domanda non inerente alla lezione di oggi. A inizio lezione la vedo dopo la domanda non inerente di oggi. Vabbè, le vedo dopo queste cose, va bene? Ciao a tutti, niente, non mi vedete, arrivederci, ciao a tutti, ciao ciao, stacco.